merda conquistata. Dosh caviar, Teledurru, ti prego, prego, senza problemi. Dosh caviar è fondamentale. Claudio, devi sapere che dimmi, nelle sezioni del Partito Comunista, sì, c'era sempre agli attivi, sì, un cacacazzi che non aveva casa, famiglia, e aveva la pipa col, e quando tutti volevano andare via lui si tratteneva dopo le varie ed eventuali e diceva però no compagni. In genere era una pipa curva, il modello, ma non era la pipa vera, il modello era la Peterson. Cos'è una Peterson? Come? Quella? Questa no, è una Buschoken francese. Ottima pipa. Lascialo perdere. L'hai detto così, insomma noi non sappiamo. Guarda quell'altro dove è andato a finire, guarda quell'altro dove è. Oh, se vieni qua mica ti fa schifo, se vieni vicino a me, non è che te... Dai, non... Siamo dottori, non siamo impostori. Come stai? Ah, ma c'è anche Walter. Eh sì, buonasera, benvenuti. Walter, vieni qua, scendi. Sta per Walter la vitola. Opaco. Dove eravamo? Che ne so. Adesso loro vanno a parlare di Berlusconi, sì, in quell'angolo lì, che è una loro cosa abituale. Anche adesso che Berlusconi non è più fra noi. Eravamo rimasti, sta tornando la DC o no? No. Sta tornando? No. Non torna la balena? No. No, è un'era tramontata. No, adesso se sia meglio o peggio non lo so, ma c'è qualcosa di diverso. La russa a parte, che è uno da vergogna, lasciamo perdere. C'è qualcosa... Allora, posso dire una bestemmia, Fulvio? Lei non è male, lei non è male. Solo che c'è intorno il deserto. Lei non è male. Lei non è male. Ma lei chi? La Menori. Giorgia, lei è un'allieva di Almirante, mica stupido Almirante. Lei non è male, solo che è nel deserto. È... Almeno questa è la mia impressione, è solo una mia semplice impressione, perché... Non so se tutto quello che dice è reale, è vero, è... però non è male. No, manca una destra di governo, manca una destra con una cultura di governo. No, manca una sinistra, mai. La sinistra mai, lasciamo la perdere. Scusa, ma tu col baffo i sinistrati e il pizzo di Trotsky, perché ti dovresti preoccupare dell'assenza di una destra credibile? Perché abbiamo solo due mani, una destra e una sinistra. Allora taglia il pizzetto ai baffi. Se ne manca uno. Dico bene. Dici benissimo. Voi sì, ti presenti come Lev Davidovich, Leone Trotsky, e poi ti poni il problema dell'assenza. Ma questo ne ha ammazzato di gente. Non è che si è risparmiato. C'ha delle responsabilità enormi. La prima responsabilità è l'Ucraina. Il primo problema etrusco è stata l'Ucraina. La prima stronzata che ha fatto, seconda Kronstadt, no? E dopo l'avere dato l'internazionale in mano a Stalin, e lì è finito tutto. Sento che questo non riescono a levarsi dai coglioni, sto fatto Putin, eh? No. Non ce la fanno. E nel frattempo, mentre vedete questo, quelli parlano per Berlusconi, sì, la vita l'ha creata. Sì. Pensa che Stalin sono riuscito a avvelenarlo e a levarselo di mezzo a un certo punto. Quando... Questo non ce la fanno. Questo non ci riesco. Ma c'era un'idea bellissima che a un certo punto esce fuori, la dice Céline a una scena, siamo in pieno governo di Xi, e a una scena con l'ambasciatore tedesco, Céline ha un colpo di genio e dice basta, non è vero niente, Hitler è morto da un pezzo, noi abbiamo a che fare con un sosia, e l'ambasciatore tedesco impazzisce, dice, ma come si permette di una cosa del genere? Céline, incazzatissimo, dà questa sbotta con questa verità paradossale che solo Céline poteva dire, cioè, noi stiamo combattendo
con un socio di Hitler che hanno messo lì gli ebrei. Geniale come cosa, una cazzata straordinaria. La fiera delle cazzate, no, la fiera delle stronzate. Ma questo non era Paul McCartney che era morto. Vabbè, quello non è la stessa cosa. No, sì, vabbè. Vabbè, no. Pensate se noi abbiamo a che fare con un sosia di Putin, in realtà. No? Putin già l'hanno fatto fuori, abbiamo solo un sosia, no? Così come ipotizzava Céline a proposito di Hitler. E quelli intanto continuano a parlare del Berlusconi. Cioè, ma è un argomento valido secondo te questo? Ma qual è il vostro argomento? Di Berlusconi stavate parlando? No, stavo parlando della... Del fatto che il municipio vuole togliere qua il Deor. Ma sei matto, no? No, no, che non vogliono togliere l'aiuola. Voglio no? togliere l'aiuola. Non vogliono togliere, io lo vorrei togliere. No, metti un po' di l'aiuola. Mettici una cosa di tavole, di legno, che l'aiuola c'è, quindi quando basta che alzi la botoletta di legno, ti l'aiuola è lì. Io ho fatto Merina a suo tempo alla beveria. Non ha messo le tavole. Sì, ma sono cose illegali che noi socialisti non facciamo. Solo per la legalità. Sì, sì. Democratica e inclusiva, non più antifascista, ma inclusiva. Inclusiva e poi soprattutto... Ragazzi, qui stiamo parlando di una roba seria. Cioè, cosa stiamo parlando? Il socialismo. Una roba seria, non è da mettere la berlina così, esatto, e liquidarla così. È una roba seria. Siamo sul tavolo. E chi ci ha creduto? Osteria. E chi ci ha creduto non sbagliava. Tanto io non mi preoccupo, ormai sono vecchio. Io non rinnego. Sai cosa c'è? Che è il socialismo reale che un po' ha tradito le premesse. Che cos'è Bobo? Il socialismo reale cos'è? Il PS? Cos'è il nostro socialismo reale era il comunismo da caserma. Comunismo è ordine. Però va detto però che gli anziani della Repubblica Democratica Tedesca, cioè quelli che vivevano a Dresda, i padri della Merkel. Esatto, e però alla fine del mese ricevevano una pensione adeguata, adesso ricevono una pensione di merda. Quindi, come noi. E quindi in realtà è la ragione per cui rimpiangono gli anni del socialismo reale, di Honecker, e sono diventati fatti di destra. La nostalgia ha prodotto il fatto questo. Cioè, facevano anche le orge. È una nostalgia della Germania reale, dell'Est. No? Come? Nella Germania dell'Est c'era anche, io sono stato a Berlino. Aspetta, tengo io così. Due stati fa sono stato a Berlino. Sì. Eravamo a Mitte a mangiare delle bracciole. A mangiare delle bracciole. C'erano quelli che facevano le bracciole, erano dell'est, ex est. E un amico filosofo, Nicola, mi ha detto: vedi questi sono dell'est. E sono quelli che facevano pure le orge, perché oltre al nudismo la DDR diciamo gli dava, non gli la dava libertà sessuale, gli diceva che era necessaria la libertà sessuale, quindi questi facevano le batterie. Scusa Claudio, tu che sei un filologo, cosa si intende per batteria, che non è quella della macchina? Batteria è quando non ti scopri mai la donna tua. Ma anche la mia. Sempre quella degli altri e pure la mia. Eppure la mia, è chiaro, per forza. Vabbè, siete veramente triviali. No, che triviali, siamo realisti. Vediamo l'impossibile. Goscaviar. Una domenica qualsiasi. Goscaviar dei secoli. Domenica a tavolino. Una domenica qualsiasi. Già Gosch mi attira. Dario Evola, Claudio Bonivento. Io e tu e le rose e Bobo Craxi, fatti mostrare. Gosh Kaviak, Teledur. Bobo, non me lo prendi.